SPA è un'azienda che si trova a Schio, quindi nel nord del distretto vicentino, e è un'azienda di circa 50 dipendenti e un fatturato di 26-27 milioni all'anno. È un'azienda che si occupa di costruzioni saldate e materiali speciali. Lavora principalmente nel settore chimico, petrolchimico, navale e poi alimentare e poi per una percentuale del 10% circa per il settore delle ricerche. È un'azienda che ha fatto 40 anni l'anno scorso, è sorta nel 1976 e non ha un prodotto proprio, lavora per conto terzi. Quindi quello che noi diamo al cliente è il servizio e la conoscenza dei materiali speciali e della saldatura di questi materiali speciali. L'internazionalizzazione è iniziata quasi subito. L'azienda è stata fondata da quattro soci, cinque soci amici, che sono i nostri padri, e noi, quattro amministratori delegati, abbiamo portato avanti, abbiamo completato l'iter di passaggio generazionale, già 10 anni fa, ma l'internazionalizzazione è nata subito, quasi subito, per necessità, per desiderio di conoscere mercati nuovi che potevo dare sviluppo all'azienda. Riparto da lei. So che tra le vostre competenze ci sono anche commesse in settori strategici dedicati, come possono essere navale militare, avete competenze globali che riguardano anche gli Stati Uniti. Questo effetto Trump, voi lo sentite, vi preoccupa? Che cosa vi aspettate da questo data di importazioni sudamericane? Potrebbe arrivare addosso voi anche? Sì, potrebbe, perché nell'industria militare comunque c'è molto protezionismo da parte del paese committente. Diciamo che all'inizio ci aspettavamo quasi un'esplosione di nuove commesse, mentre poi adesso ci aspettiamo forse una retrocessione su quello che potrebbe essere il business. Nella realtà dei fatti non lo sappiamo ancora, i programmi che abbiamo sono tutti confermati ancora, quindi speriamo che questo venga ancora mantenuto anche da questa amministrazione. Prendiamo un buon auspicio più globale. Nel mercato orafo, produrre catene, catenine è una produzione, diciamo così, di base che punta a razionalizzare molti margini, perché immagino che i margini siano stretti. Quindi ecco, quanto conta l'innovazione in un prodotto come questo, come il vostro? E che cosa fate voi per aumentare, insomma, sostanzialmente per aumentare, per uscire dal trappola del margine basso e andare a recuperare il margine? Ha toccato un tasto dolente, nel senso che il nostro nel core business è un prodotto a bassa marginalità. Ovviamente volumi importanti, un prodotto molto basico e quindi marginalità basse. Nonostante riusciamo a mantenere ancora una competitività. Invece la sua esperienza di Industria 4.0, adesso che lei sta in un business completamente diverso, però vedo intrecci, come dire, globali di committenze anche miste effettivamente, quindi la vostra esperienza può essere diversa da quella che percepiscono loro. Come fa? Sì, assolutamente, noi siamo una piccola azienda e per poter fornire e servire il cliente abbiamo la necessità di andare in outsourcing. Questo comporta il fatto di avere tutta una serie di fornitori o partner, in questo caso qua, che contribuiscono alla catena di costruzione e a quello che è poi l'export della nostra azienda. Lo stesso è con i clienti, noi siamo appoggiati dai clienti che a loro volta in alcuni casi vendono a un altro cliente, può essere il governo degli Stati Uniti, come può essere un altro grande multinazionale. Quindi è una catena, è un intreccio globale che non si ferma più a livello nazionale, ma oramai chiude un sacco di frontiere in questo senso qua. E c'è anche l'opposto, perché l'opposto è che anche i nostri competitors non sono più locali, regionali, italiani, europei, ma sono
con la necessità di avere delle competenze che non si creano dalla mattina alla sera, quindi con la necessità di avere anni di esperienza per formare dei saldatori, per formare dei tecnici. Ultimamente purtroppo stiamo vedendo che il colosso cinese, sicuramente aiutato dalla presenza sul mondo cinese di partner europei o comunque diciamo occidentali, sta diventando un competitor importante verso aziende come la nostra società, che non è abituata ai grandi numeri, ma che è abituata a costruzioni di poche unità, di prototipi. C'è la Cina fino a qualche tempo fa, faceva ora chi produceva grandi quantità, quindi prodotti per il consumo, per la massa. Adesso vediamo che sta diventando un competitor anche per aziende come noi. È un competitor che sta nelle regole o no? È un competitor. Noi lo vediamo come un competitor sleale, nel senso, noi siamo inseriti in un mondo occidentale dove il costo del lavoro è altissimo, dove abbiamo delle regole molto strette. Vediamo dall'altra parte un mondo sregolato, se vogliamo, con una manodopera bassissima, costo della manodopera bassissima, e soprattutto nel caso che stiamo avendo sul manufatto di titanio, il costo del materiale, della materia prima, che lo trovano nel paese e a costi inferiori al nostro. E noi siamo costretti ad acquistarlo in Cina, perché ormai certi tipi di materiale arrivano quasi esclusivamente da paesi della Cina. Voi avete pensato, diciamo così, una strategia di espansione con uffici, con rappresentanze, posti nel mondo, tra cui magari la stessa Cina, gli Stati Uniti, non so, com'è la vostra struttura? La state facendo crescere? Sì, allora strategicamente noi abbiamo sempre cercato di, se non anticipare, ma muoversi nello stesso momento in cui vedevamo che il nostro territorio veniva invaso da concorrenza, da un potenzialmente pericolosi, ci spostavamo in una nicchia di mercato vicina, diversa. Naturalmente è sempre una ricorsa. In questo momento qua sono i clienti che ci stanno chiedendo di poter abbassare i prezzi, quindi vendere il nostro prodotto, il nostro servizio a un prezzo più basso. Quello che stiamo facendo è cercare l'opportunità di non delocalizzare, non di delocalizzare verso paesi low cost, ma di cercare un partner, un outsourcing verso un paese vicino, che abbia bisogno di essere presenti, che possa avere un costo della manodopera diverso da quello che è in Italia o in Europa occidentale. Tormentinari, come dovrebbero comunicarsi, diciamo, il sistema paese ad aiutare, o cosa servirebbe? Che non c'è evidentemente per corporare questa relazione del Made in Italy. Ma io lo tocco quotidianamente questo aspetto qua. Sicuramente, allora, innanzitutto mi viene a sorridere, faccio un ragionamento che riguarda la nostra realtà. Nel 1977, all'atto della fondazione, mio padre ha deciso di dare nome all'azienda così, con un sound anglofono, che era quasi una condizione necessaria per pensare di andare all'estero. Quasi 40 anni dopo, nel partire con il nostro brand, abbiamo dato un nome che è Roma 1947 per andare all'estero. E in questa cosa qua, se vogliamo, c'è tutto il divario tra quello che poteva voler dire magari fare, no? Internazionalizzazione qualche anno fa e farlo adesso. Oggi è importante raccontarsi, è importante far capire che dietro ognuna delle nostre aziende molte volte c'è una bella storia, ma è proprio bella, perché la maggior parte delle nostre aziende sono aziende che sono nate in condizioni molte volte, no? Il classico garage. Allora, se si parla di Steve Jobs si ricorda il garage, ma se si parla delle aziende di Vicenza non si dà per scontato. Mentre è importante partire da lì, sono le nostre radici.
dice, quando qualche volta vengono dei grandi gruppi industriali a vedere la nostra azienda passeggiando tra i macchinari, ci chiedono sempre se gli impianti sono tedeschi, mentre in realtà il 90% sono italiani, anzi sono interni al nostro distretto. Quindi anche la capacità di sapere, di vedersi un po' belli davanti allo specchio, di volersi raccontare così, forse è un atteggiamento che dobbiamo avere, che dobbiamo, e poi insomma ci vogliono anche le condizioni così di struttura che ti aiutano a farlo, questo sì, insomma, perché non mi sembra che da questo punto di vista siamo molto facilitati. Solo pensando, esportare, fare innovazione, intercettare mercati, stare sempre sul pezzo, come siete organizzati voi? Quanta parte dell'azienda è dedicata ad avere le antenne? È un lavoro, come veniva fuori dalla ricerca, che fate solo voi, diciamo, i proprietari e gli amministratori dell'azienda, o avete delle strutture, le avete ramificate, avete assecondato questo tipo di complessità in qualche modo, che può diventare un suggerimento utile a chi voglia avventurarsi in azioni di questo genere? In realtà noi siamo un'azienda atipica, nel senso che siamo quattro amministratori e quattro amministratori nei punti strategici dell'azienda. Io seguo la parte industriale, il collega segue la parte delle ricerche, quanto mio collega segue la parte forse più difficile, che è quella della produzione, e il quarto segue un nuovo filone, un nuovo ramo d'azienda, che è la commercializzazione delle acciaie speciali. L'altra parte, tra di noi siamo impiegati nella parte delle costruzioni, non siamo soli, abbiamo creato un team di project manager, non abbiamo un'azienda che è strutturata come una classica azienda con un ufficio commerciale, con un ufficio acquisti, con un ufficio tecnico e via dicendo, ma abbiamo un'azienda strutturata con un project manager. Il project manager è una persona che sa fare diciamo tutto, dalla parte offerte alla parte gestione della commessa e also anche sviluppo della commessa. E questo è il contatto con il nostro cliente. Il cliente ha sempre una persona di riferimento che dialoga per qualsiasi necessità, per sapere i tempi di consegna, per conoscere lo stato di avanzamento del prodotto, per le necessità delle problematiche che si incontrano. È una struttura molto snella la nostra. E noi l'abbiamo ereditata, l'abbiamo sviluppata, ma crediamo che sia ancora la struttura che è vincente, perché ci permette di essere snelli. E in questo momento qua, purtroppo, ritornando alla domanda di prima, una delle cose, delle problematiche che hanno le aziende, che è la nostra, ma penso tutte le aziende, è il costo della manodopera. Noi lavoriamo molto con personale che costruisce con le mani, quindi abbiamo bisogno di manodopera specializzata. E questo è il nostro costo principale dell'azienda. Un altro aspetto importante è che troviamo, per esempio, uno scollamento da quello che è la velocità che le nostre industrie hanno per rimanere al passo con il mercato ormai globale, e la scuola. La scuola è molto lontana da quello che è l'esigenza dell'industria. Nel momento in cui noi assumiamo una persona, che crediamo molto nei giovani, perché una persona, un tecnico giovane, quando arriva in azienda porta qualcosa di nuovo che fa accelerare l'azienda, però arriva con un bagaglio tecnico sicuramente importante, ma conosce poco quello che succede in azienda, e questo è una cosa che vediamo, e forse rispetto ai tempi a qualche anno fa forse c'è ancora maggiore scollamento ora, perché comunque le aziende italiane stanno correndo velocemente per rimanere al passo con i paesi emergenti. Certo, quindi l'accordo, il famoso accordo scuola lavoro è un tema stagionale, è sempre l'attenzione, poi non arrivare mai. Diciamo, se lei dovesse fare un'azione di politica economica a sostegno dell'esportazione e dell'innovazione, cosa penserebbe, cosa vi manca? Diciamo, funziona per esempio il superammortamento legato alla filiera dell'industria
realizzate nel nostro lavoro, o ci vorrebbe anche dell'altro? Sì, funziona. Diciamo, il governo non dà mai delle istruzioni chiare su quali sono le possibilità. Bisogna sempre aspettare qualche chiarimento, perché per un'azienda come la nostra, che non abbiamo macchine totalmente collegate alla filiera di lavoro, dobbiamo andare veramente a capire quali sono le macchine che rientrano all'interno del 4.0 o meno. Però sicuramente è un aiuto. Visto dal nostro punto di vista, il grande aiuto dovrebbe essere quello di far costare meno il lavoro per poter essere competitivo su questi mercati qua, dove oramai c'è più frontiera, quindi i paesi. E quello è il tema non fiscale, diciamo, di quello che è una strategia che riguarda anche l'altro tutti e tutti i capi che vengono affrontati in modo strutturale. Anzi, diciamo che noi che vediamo un prodotto che è quasi sempre un prodotto unico che va in mano al cliente, abbiamo notato che ultimamente l'attaccamento e quello che può essere il rapporto tra noi, società italiana e il cliente, sicuramente in Europa, diciamo nord Europa come organizzazione geografica, una volta che il cliente ha visto la fidelità, c'è un rapporto molto sincero. Questa è una cosa che ultimamente vediamo poco, per esempio in Italia, dove comanda unicamente il prezzo. Una cosa invece che è bello raccontare, tra il 2006, il 2008, il 2005 e il 2008 abbiamo fatto una fornitura molto importante per gli Stati Uniti, un prodotto molto difficile, complesso nella costruzione, e benché vendessimo direttamente negli Stati Uniti, siamo riusciti a ottenere il pagamento in euro con un anticipo del 50% con nessuna garanzia bancaria, cosa che adesso è quasi impossibile. Ma proprio per il tipo di rapporto che si è restaurato con il cliente e probabilmente la finalità che stavamo dando con quel momento lì. Voi siete in contatto con ICESACE, la diplomazia commerciale italiana, di riguardo avete avuto un modo di testarla oppure no? Poco, perché però siamo riusciti a ottenere un prestito tra virgolette SINEST, ma anche da questo punto di vista qua, noi sicuramente siamo un'azienda che fa poco ricorso ai sistemi finanziari. Diciamo che molto spesso sono le banche che vengono a bussare e chiedere se abbiamo bisogno di prestito, di finanziamento. Adesso il denaro costa niente, quindi diciamo che può anche far comodo, però diciamo che il rovescio della medaglia è che se parlando con altri colleghi rimane confinato questo alle aziende virtuose, quelle che le banche sanno che poi in giro di un anno, due anni il prestito viene comunque garantito e garantito dalla solidità dell'azienda. Diciamo, è un vincere facile quindi, sì, certo. Della Perù. L'ultima sollecitazione che viene dalla ricerca, il mondo internet, ne abbiamo un po' parlato, ma non abbastanza. Si diceva che è fondamentale avere dei pezzi di lavorazione dedicati, diciamo, a coltivare i social network, a coltivare la manutenzione del sito, addirittura si arriva a suggerire, come facevi, alcuni lo avevano già, delle piattaforme vere e proprie di e-commerce. Voi su questo versante cosa avete da dire? Come mi
Però diciamo che la vetrina del sito web è sicuramente importante, perché è aiutato a conoscere il primo contatto con il cliente, può essere sotto forma cartacea, ma ormai è obsoleto, ormai esiste il web. Però business è business to business, è difficilissimo nel nostro mondo pensare di avere un business in e-commerce. E anzi, molte volte noi come nuovi clienti la nostra difficoltà è quella di far capire al cliente cosa stiamo offrendo, la qualità, il servizio che stiamo offrendo. Quindi facciamo molto anticamera, non è quasi mai un business che nasce al primo contatto, ma il cliente ci testa prima di poter dare un ordine, parliamo di quelli più importanti. Poi c'è il paradosso che, essendo una relazione delicata e strategica, anche a volte coperte segreti, sostanzialmente l'elemento social sarebbe il punto producente per la società. Esatto. Sempre internet è questo bisogno che si fa dire. Poi ho notato anche che l'importante è essere presenti nel momento giusto, nel momento in cui il cliente ha la necessità. Non sempre l'ufficio acquisti è il canale utile, quello che porta alla posizione di un ordine, alla posizione di un cliente. Molte volte si passa dalla parte, diciamo, secondaria, manutenzione, ufficio tecnico. Perché? Perché siamo pronti a rispondere a delle domande che in certi casi per loro è un problema insormontabile, e noi, per l'esperienza che abbiamo una risposta che viene considerata soddisfacente. Bene, io vi ringrazio, spero di aver fornito alla nostra platea tutti gli spunti possibili, per saturare la curiosità di chi eventualmente fosse intenzionato o tentato da seguire le vie dell'Expo, qualora non lo faccia già. Insomma, vi ringrazio per la genuinità, la schiettezza.